Sono 30 le band giovanili sulle 800 iscritte che si sfideranno quest'anno sul palco dell'Aero Contest. Il programma dell'edizione 2018 della competizione musicale di Controradio, la 30ª, è stato presentato nella sede della Regione Toscana. Fra le novità, un documentario sulla storia della manifestazione diretto da Gian Giacomo Di Stefano con le voci di Manuel Agnelli e Max Collini e il gran finale con il concerto degli Offlaga Disco Pax, gruppo che vinse il Rock Contest nel 2004 e si sciolse per la morte del tastierista Enrico Fontanelli. Quest'anno dedichiamo l'edizione del Rock Contest a lui e gli Offlaga Disco Pax si esibiranno sul palco della finale del Rock Contest suonando il loro primo disco, Socialismo Tascabile, a cui praticamente a loro due, sono i due componenti, saranno affiancati degli ospiti che sono dei musicisti italiani affermati che suoneranno con loro. La Regione Toscana ha scelto per il secondo anno consecutivo il Rock Contest per diffondere la nuova campagna di comunicazione di Giovani Sì, il suo progetto per l'autonomia dei giovani, e ha istituito il premio FSE Giovani Sì per il brano musicale che meglio esprimerà la condizione giovanile. Il Rock Contest è ormai una tradizione, un appuntamento che vede la Regione Toscana affiancare un lavoro importantissimo di Controradio in questo senso e ci fa piacere moltissimo ripetere ogni anno questo sodalizio. Il futuro addosso è quindi il titolo della serie video della Regione Toscana che sarà proiettata in occasione delle serate del Rock Contest, nonché lo slogan di una cartolina e del materiale informativo che saranno distribuite al pubblico per informarlo sulle opportunità di Giovani Sì come tirocini, corsi di formazione professionale, borse di studio, servizio civile, apprendistato e iniziative per i giovani professionisti.